Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a fare una velocissima recensione della Sony RX100 Mark IV. Perché velocissima recensione? Beh, questa è una camera che è uscita, diciamo, circa un paio d'anni fa. Non è una macchina di primo pelo, ma è una compatta che ad oggi svetta ancora nelle classifiche tra le top di gamma per quanto riguarda proprio il suo settore. Ad ottobre del 2016 è stata presentata da Sony il modello successivo, ossia la RX100 Mark V. M5 con cui M4 condivide praticamente quasi tutto, al di là del miglior sistema di messa a fuoco. Questa è una macchina che ha qualche problemino di messa a fuoco, ma non è assolutamente una cosa tragica. Naturalmente, se un professionista vuole scattare una fotografia e si aspetta di ritrovare la stessa velocità di messa a fuoco che trova su macchine top di gamma o macchine che servono a tutt'altro tipologia di lavoro, in questa potrà non trovare forse il suo mercato di utilizzo, anche perché questa nasce per utenti consumer e certamente non per utenti prosumer. Ma come con la sorellina maggiore, condivide praticamente qualsiasi cosa, a partire dal sensore all'ottica, che in 35 mm è circa un 24-70, sensore da 1 pollice ed ottica con apertura da 1.8 a 24 e 2.8 a 70 mm. Tutto questo corpo macchina è fantastico, anche perché questo corpo macchina registra un ottimo file in 4K. Ha delle funzionalità che per gli utenti consumer normalmente non sono richieste, come ad esempio la registrazione con high frame rate. Normalmente una compatta del genere, ad esempio facciamo il paragone con quelle ancora in commercio di casa Canon, arriva in Full HD a 50 fotogrammi al secondo, 60 se si registra in NTSC. Con questo invece è possibile arrivare addirittura fino a 1000 fotogrammi al secondo, scalando tantissimo la qualità dell'immagine, perché viene croppato una porzione del sensore che è già di per sé piccolino, ma è possibile arrivare addirittura a 1000 fotogrammi. Un'opzione inutilizzabile, ma utilizzabilissimo invece sono i 250 fotogrammi al secondo in Full HD. Non starò di certo qui ad elencare tutte le caratteristiche tecniche della macchina, oltre al fatto che questa è un'ottima macchina da vlog. È infatti riconosciuta come una delle migliori, non solo per l'enorme qualità, trasportabilità, materiali di costruzione, perché poi parliamo naturalmente della top di gamma delle consumer di casa Sony, ma perché una delle cose fondamentali è che ha lo schermo reclinabile. Unica pecca che riconosco a questo schermo, a questo display, è il fatto che non è touchscreen. A differenza invece la M5 porta uno schermo touchscreen solo per la messa a fuoco, quindi è possibile puntare, cliccando sullo schermo, mettere a fuoco un determinato elemento piuttosto che un altro. Ma oltre a questo lo schermo rimane completamente assente dalle funzioni di touchscreen, quindi all'interno dei menu bisognerà sempre navigare con i comandi. Se ascoltando tante recensioni, leggendo tanti articoli, una delle cose che odiano tutti quanti è il tasto di registrazione video, messo in una posizione letteralmente scomoda. È vero anche che su questa macchina sono presenti alcune pulsanti funzioni che è possibile impostare a proprio piacimento, ma forse ho trovato l'utilità del tasto di registrazione messo in questa posizione qui. E sì, perché se mentre stiamo scattando una fotografia o stiamo girando un video, premere il pulsante di registrazione risulta scomodo, e per premere il pulsante naturalmente la macchina si sbilancia. Ma la posizione così comoda io la ritrovo quando devo registrare modalità selfie. E sì, perché in automatico il dito mi va a appoggiarsi sul tasto di registrazione. Quindi immagino che questo sia il motivo per cui Sony ha inserito questo tasto di registrazione in questa determinata posizione, per essere raggiunto facilmente dall'indice quando vogliamo registrarci in modalità selfie. Non ho tanto altro da aggiungere rispetto a quello che dicono in tantissimi altri, ma vi parlo della mia esperienza personale. Questa è una camera che io ho voluto acquistare appositamente la M4 e non la M5. C'è un divario di prezzo tra la M4 e la M5 nel luogo, naturalmente, divario che non viene colmato dalle nuove funzioni della M5. Per questo diventa uno dei miei acquisti da fare per l'estate 2017, special modo se voi siete vlogger che volete fare un saltino in più. Insomma, ho parlato tanto, adesso voglio mostrarvi quello di cui è capace questa camera.
Bene, giungiamo ora alle nostre conclusioni. Come va questa camera? Come detto in precedenza, secondo me il best buy di questa stagione. E non è difficile trovare tantissime offerte sia su Amazon che da altri rivenditori online. In descrizione vi linko questo prodotto su Amazon e fate attenzione perché a volte capita che ci sono dei drop di prezzi interessanti a cui vale la pena di dare un'occhiata. Spero che questa veloce recensione, più di un anno dopo l'uscita della RX 100 M4, sia stata utile. E sì, perché questo tipo di video devono essere utili a chi è indeciso se acquistare il modello precedente o il modello nuovo. Come al solito vi invito, se avete domande, a scriverle qui nei commenti. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.